Fotografia paesaggistica, le 5 tecniche fotografiche. Andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Io sono Federico Miccioni e vi do il benvenuto nel mio canale di Scuola di Fotografia FM. Molto bene, andiamo a vedere subito la prima tecnica fotografica per la fotografia paesaggistica. Prima tecnica, focus stacking. Il focus stacking cos'è? È una tecnica fotografica che ti permette di gestire al meglio la profondità di campo. In fotografia paesaggistica ti permette di avere maggiore visibilità di tutti i dettagli, appunto chiudendo il diaframma. Chiudendo il diaframma abbiamo questo, superiamo questo limite della nitidezza soltanto sul piano focale, no? Soltanto qual è il problema? Quando noi vogliamo aumentare la profondità di campo e chiudiamo il diaframma, cosa succede? Se noi superiamo il diaframma 11 e arriviamo a usare 16, da 16 in poi, diciamo, si presenta un problema, che è quello della diffrazione. Questo perché? Perché appunto chiudendo più il diaframma, in questo piccolo forellino che è appunto il diaframma della nostra fotocamera, la nitidezza non aumenta ma si impasta un pochino l'immagine, diciamo c'è un calo dei dettagli dell'immagine e la comparsa anche di una diffusa luce sulle varie parti luminose che diciamo non rende al meglio la nostra fotografia. Progressivamente il dettaglio degrada e man mano che chiudiamo il diaframma e la qualità ovviamente peggiora. Per evitare questo problema e avere una nitidezza estesa in tutta la scena c'è appunto questa tecnica qua che si chiama il focus stacking. Questa tecnica ci permette di superare tutti i limiti tecnici e fisici che le ottiche con l'apertura del diaframma ci limitano. È molto simile questa tecnica all'utilizzo dell'HDR, è molto simile come si realizza, ma per quanto riguarda il photo stacking, per il paesaggio vi consiglio di usare in post produzione Photoshop, non usate altri software perché per il paesaggio secondo me è il software più adatto proprio per gestire questa tecnica. Perché questa tecnica come funziona realmente? Voi fate 3 fotografie, anche più volendo, e queste 3 fotografie spostate il punto di fuoco in ognuna di essa. Quindi dopo fondendole insieme su Photoshop, creando un'unica immagine, avrete una profondità di campo elevatissima. Vedrete dei dettagli che semplicemente chiudendo il diaframma non avreste mai ottenuto. Beh, questa è una tecnica che io amo molto, che utilizzo spesse volte, soprattutto su alcune scene, quando, ascoltate bene, quando il soggetto è molto vicino a me, il soggetto che mi interessa. Immaginate di fare una panoramica in un paesaggio molto esteso dove gli elementi sono molto distanti da voi, non è necessario usare questa tecnica, anche perché la profondità di campo spesse volte è sufficiente quando chiudete il diaframma, quando i soggetti sono molto distanti. Invece quando i soggetti sono molto ravvicinati, quindi vi trovate dei soggetti veramente a una breve distanza e volete mettere a fuoco loro e anche lo sfondo, e poi la cosa più importante è saperle fondere bene con Photoshop, ma questo vedremo appunto su futuri video che farò. La seconda tecnica per ottenere dei paesaggi fantastici è quella di utilizzare dei filtri, i filtri ND, GND e polarizzatori. Molte persone cosa hanno fatto nel momento in cui è arrivato il digitale? Hanno tolto dalla loro borsa tutti i filtri perché hanno detto da ora in poi i filtri li utilizzeremo con Photoshop, metteremo dei filtri davanti che permetteranno appunto di modificare l'immagine ma non nella macchina, nei livelli di Photoshop. In realtà alcuni filtri però non sono stati tolti dalla borsa, appunto l'ND, il GND e il polarizzatore. Allora, l'ND praticamente è un filtro appunto chiamato neutral density, è un filtro a densità neutra, quindi non ha dominanti di colori, ok? È un grigio, diciamo, e permette innanzitutto di ridurre la quantità di luce che entra nel vostro obiettivo. Questo è indispensabile soprattutto quando fate delle lunghe esposizioni in ambienti molto luminosi. Esempio, dovete tenere gli ISO bassi, chiudere il diaframma, no? Questo vi permette di avere dei tempi lenti, ma se utilizzate anche un filtro neutral density, diciamo, vi permette di ridurre ancora più i tempi lenti, perché ovviamente assorbirà molta più luce il filtro neutral density e vi permetterà appunto di avere un tempo di esposizione molto più lento. Poi esistono i filtri GND, che sarebbero sempre filtri neutral density, sono una variante dei filtri neutral density, ma con una differenza, che in una parte, diciamo sulla parte superiore, sono più scuri, la parte inferiore sono graduati, quindi tendono a essere più scuri sopra e meno scuri sotto, sfumandosi gradualmente.
Questo è molto bello e molto importante perché soprattutto in quelle scene immaginate di vedere un bel cielo luminoso con un tramonto stupendo, il primo piano un bel prato, spesse volte fate una foto per il cielo, esponete per lì, viene giusto lì, ma sotto viene scuro, oppure esponete per sotto, per il primo piano tendenzialmente lo sfondo verrà più chiaro. Per evitare questo problema di gamma dinamica, utilizzando appunto i filtri GND, potete ridurre appunto questo problema perché assorbirà più luce la parte superiore dove, ad esempio, c'è il sole, imposterete la parte superiore con la parte più scura e la parte graduata sotto la farete combaciare per dire, come in questi esempi, sulla parte bassa e quindi avrete una visione più pulita, più contrastata e più bella. Anche questo filtro si presenta grigio in forma neutra, ma ci sono alcuni che hanno alcune dominanti di colore per enfatizzare e aumentare ancora di più la nitidezza e per aumentare di più il colore. Magari, ad esempio, ci sono alcuni con le dominanti calde, quindi per aumentare la tonalità calda del sole oppure di altri punti, dipende dall'utilizzo che ne volete fare. Esistono appunto quelli di gradazione hard, cioè molto forti, che si utilizzano soprattutto per stacchi netti, cioè immaginate di fare un tramonto con il mare, no? Oppure anche l'alba, oppure meglio, molti mi dicono meglio il tramonto che l'alba perché almeno non si deve alzare presto, però realmente l'alba secondo me è molto più bella, c'è molta meno gente, vi godete di più il momento presente, quindi secondo me l'alba è uno dei momenti più belli per fotografare. Chiaro, però ti devi alzare molto prima che sorge il sole e recarti nel posto giusto. Quindi per dire, con un filtro di gradazione hard serve appunto per delineare la linea dell'orizzonte in maniera netta, di modo che ci sarà un contrasto notevole nello stacco, mentre quelli con la gradazione soft sono più morbidi e tendenzialmente vengono utilizzati più quando si fanno fotografie ambientate in mezzo alle montagne, tra gli alberi, dando appunto un senso più morbido alla scena. Non c'è proprio la divisione netta tra la parte superiore e la parte inferiore. Questi sono i filtri neutral density. Poi c'è il filtro polarizzatore, che io adoro, è uno dei filtri miei preferiti. Utilizzo anche gli altri. Il filtro polarizzatore ha una particolarità che ti permette di saturare molto di più i colori della scena che stai fotografando, ti riduce anche di due stop l'esposizione, quindi ti aiuta anche a ridurre i tempi in caso vuoi fare lunghe esposizioni. Come funziona realmente? Che la luce è composta da onde elettromagnetiche, no? Che colpiscono in ogni direzione possibile, immaginabile, quindi arrivano da tutti i lati, dall'alto, dal basso, da sinistra a destra. Il filtro polarizzatore fa passare soltanto e esclusivamente le onde elettromagnetiche con una certa angolazione, bloccando tutte le altre. Così facendo si eliminano, ascoltate bene, i riflessi. Questo è molto importante, soprattutto quando fate foto anche alle vetrine. Immaginate, no? Se vi chiedono di fare delle foto a delle vetrine, provate ad andare là, trovate 3000 riflessi. Grazie al filtro polarizzatore riuscirete ad attutire questo effetto, che è molto importante. Oltre questo, riduce le aberrazioni cromatiche, un altro aspetto molto importante che spesse volte il fotografo paesaggista, io ho fatto l'esempio delle vetrine, ma immaginate una foto paesaggistica ambientata con anche una città nello sfondo, con dei palazzi, no? Perché no? Se usate il filtro polarizzatore, il riflesso sui vetri viene ridotto e anche il riflesso nella vegetazione, quindi di conseguenza aumenterà la saturazione. La saturazione perché riducendo i riflessi i colori si vedono meglio e quindi è un aspetto secondo me molto bello, aumenta il contrasto, aumenterà anche la separazione tra cielo e nuvole, quindi vedrete quelle belle nuvole bianche con un cielo più blu, più contrastato, questo grazie appunto all'uso del filtro polarizzatore, che io reputo uno dei filtri più belli che ho sempre utilizzato sia quando lavoravo con l'analogico, sia adesso che lavoro con il digitale, utilizzando appunto sia tecniche di post-produzione ma anche tecniche dirette durante lo scatto. Poi la terza tecnica, secondo me molto molto bella e molto importante, è quella della lunga esposizione. Perché la lunga esposizione? Beh, la lunga esposizione ti permette di dare un effetto molto creativo al paesaggio, dai una visione che l'occhio non vede, nel senso che quando tu guardi dal vivo una scena,
Tu vedi l'acqua che si muove, ovviamente, no? Vedi gli uccelli che volano, le nuvole che si spostano gradualmente, vedi determinate cose. Mentre invece, quando utilizzi il tempo lento di esposizione, vai a catturare cose che a volte l'occhio non nota, perché vai a sovraesporre a volte alcune zone, magari delle ombre, che ci sono dei dettagli che non vedevi, per dire. E oltre questo ti permette di dare un effetto mosso all'acqua, se per dire c'è un torrente, o il mare, o un lago, per dire. Aumentando appunto i tempi, ti permetti di avere questo effetto mosso, e questo effetto mosso sull'acqua è molto piacevole perché assomiglia un pochino, molti lo chiamano l'effetto seta, no? Diciamo, perché sembra proprio della seta distesa, che a mio avviso è molto molto bella. Io utilizzo spesso questa tecnica, soprattutto quando c'è un torrente, appunto quando c'è il mare, e quando c'è anche ci sono delle nuvole e del vento forte che le sta spostando, che crea quella sensazione molto bella di movimento. Il bello dell'utilizzo dei tempi lenti è appunto la sensazione di movimento che si crea nel cielo e che si crea anche nell'acqua, quindi è molto importante. Ovviamente ritorna utile utilizzare, come ho detto in precedenza, un filtro neutral density, magari anche aggiungendo un filtro polarizzatore sopra, di modo che i tempi diventano sempre più lenti. Questo è un aspetto molto importante. Ovviamente, una cosa direi scontata, ma ovviamente non per tutti. Quest'urlo era Leon, perché mi sa che ora mi sta cercando, perché mio figlio Leon, lo dovete sapere, che cerca tanto sua madre, ma cerca tantissimo anche me. A me a volte, certi momenti, papà, papi, papi, papà, cioè di continuo, anche quando faccio le dirette, anche quando faccio le lezioni private, c'è cioè lui che mi cerca sempre. Quindi anche adesso, se sentite qualche urlino sotto, è Leon che, perché non sono con lui, è per questo. Bene, quindi vi dicevo, la cosa più importante da utilizzare quando rallentate i vostri tempi, volete fare una lunga esposizione, è quello di utilizzarla, la vostra fotocamera, montata in un buon treppiedi. Allora, ho precisato il termine treppiedi perché spesse volte trovo troppe volte detto cavalletto. Non si chiama cavalletto. Questo lo diceva il mio maestro in Irlanda, Jim Morlan. Cavalletto è lo strumento che utilizza il pittore quando posiziona la tela. Il cavalletto è quello che utilizza l'artigiano quando monta un palco. Il fotografo utilizza il treppiedi, the tripod, lo dice la parola stessa, quindi treppiedi. Infatti, se andate nei siti delle aziende che producono treppiedi, non c'è scritto cavalletto, ma c'è scritto treppiedi o tripod. Piccola parentesi personale. Ok, poi una cosa importante: quando montate la vostra fotocamera nel treppiedi, disattivate lo stabilizzatore d'immagine, perché anche se lo stabilizzatore d'immagine vi sembra che riduca i movimenti della scena, realmente non riduce i movimenti della scena, ma riduce i vostri movimenti. Se voi tenete in mano la vostra fotocamera e utilizzate lo stabilizzatore d'immagine, lo stabilizzatore va a fermare il vostro micro movimento e anche grande movimento, diciamo, però non va a fermare il movimento del soggetto che trova di fronte, quindi non serve quando utilizzate la vostra fotocamera montata sul treppiede. E oltre questo, addirittura, se utilizzate lo stabilizzatore attivo del vostro obiettivo quando la fotocamera è montata nel treppiede, spesse volte può venire più mossa, perché a volte si va a muovere da solo l'obiettivo con lo stabilizzatore, vi crea paradossalmente un'immagine più mossa. Quindi togliete lo stabilizzatore d'immagine dal vostro obiettivo. Poi un altro consiglio: utilizzate sempre o un telecomando o l'autoscatto o un flessibile per scattare. Non premete il pulsante di scatto così sopra, perché a volte andate a toccare la macchina, la fate vibrare, quindi create dei micromossi che ovviamente rendono l'immagine sgradevole. Il mosso deve essere sul movimento del soggetto che è di fronte a voi, quindi l'acqua, le macchine. Beh, sulla fotografia paesaggistica speriamo che ci siano poche macchine, però anche lì qualche volta si presentano, no? Magari alcuni veicoli che fanno la scia luminosa e ci possono stare anche bene, perché no? E quindi un flessibile, che è un cavetto che si collega alla fotocamera, premete, schiacciate e parte lo scatto. Il telecomando, senza sfiorare la fotocamera da distanza, premete il pulsante del telecomando e parte lo scatto. L'autoscatto, invece, che è una funzione che a volte è trascurata, molti credono che serve soltanto a fare le foto di gruppo, gli autoritratti, ora chiamati selfie, no? Per dire, quindi non è solo per quello. L'autoscatto serve a far partire lo scatto della vostra fotocamera senza toccare
toccarla. Potete decidere di farlo in 2 secondi di ritardo o anche 10 secondi, che vi dà il tempo, magari premete il pulsante 10 secondi di ritardo, la macchina si stabilizza in quei 10 secondi, quando parte si apre l'otturatore, l'immagine, la fotocamera è stabile, ferma e quindi lo scatto viene senza vibrazioni. Questo è molto importante. Sembrano accorgimenti detti così, ma invece sono fondamentali. Oppure per alcune fotocamere reflex con lo specchio all'interno, perché ora molti hanno le mirrorless, no, senza specchio, ma invece molti hanno anche il, diciamo, la reflex, no, che anche io utilizzo sia reflex che mirrorless. La reflex appunto al suo interno ha uno specchio, no? Spesse volte quando fate foto a tempi lenti lo sbattimento dello specchio sul pentaprisma crea un micro movimento che crea una vibrazione, che questa vibrazione crea un mosso di tutta la scena, non solo del soggetto che volete creare mosso. Quindi il consiglio mio è: utilizzate il ribaltamento dello specchio se la vostra fotocamera ha questa funzione, altrimenti utilizzate il live view, perché con il live view avete già il vostro specchio ribaltato, perché guardate direttamente dal display e vedete quello che il sensore sta inquadrando, il vostro obiettivo. Quindi o alzate, diciamo, lo specchio o utilizzate il live view. Un aspetto secondo me molto importante. Quarta tecnica, HDR. Anche l'HDR è una tecnica che ho molto a cuore. Quando i primi tempi vidi alcuni scatti fatti con l'HDR, ne rimasi un po' perplesso. Da fotografo fine art, io vengo dalla camera oscura, ho iniziato a stampare il bianco e nero quando avevo 16 anni, ora ho 44 anni, quindi sono passati un po' di anni. Continuo a lavorare anche con l'analogico quando posso, però quando ho visto questo HDR, un pochino venendo dall'analogico, mi sono un pochino distanziato da questo. Ho detto, non è che mi piace tanto questa tecnica, mi sembra molto artefatta, molto finta, che non è come noi immaginiamo di vedere quando scattiamo. Ora mi ricredo, mi rimangio le parole, perché ovviamente la tecnologia va avanti, le funzioni vanno avanti e l'utilizzo di determinate tecniche vanno avanti. L'HDR, io a volte lo chiamo il super HDR, perché a volte fatto in una maniera fedele alla realtà è un'immagine stratosferica, bellissima, mi piace tantissimo. Che significa? È fare più scatti sulla stessa inquadratura facendo una sorta di bracketing. Cioè un bracketing sarebbero scattare, diciamo, più fotografie variando l'esposizione. Cioè nel senso mantenendo l'esposizione giusta per le luci alte, un altro scatto giusto per i mezzi toni, un altro scatto per le ombre. Questo è l'inizio dell'HDR, dopo c'è una grossa evoluzione che spiego spesse volte anche nei nostri corsi, nella scuola di fotografia, più avanzata chiaramente. Però già da questo potete già intuire che fare 3 scatti, ognuno su un valore differente, poi ovviamente fusi insieme dopo in post-produzione, vi permettono di avere un'immagine con una latitudine di posa in pellicola, avremmo detto, ma ora parliamo di digitale, quindi parliamo di gamma tonale, quindi HDR sta a indicare High Dynamic Range, un range dinamico esteso, maggiore, più grande. Quindi grazie all'utilizzo appunto della funzione HDR che abbiamo anche nella fotocamera, possiamo ottenerla subito e vedere subito un'immagine estesa. Paradossalmente abbiamo questa funzione per chi ha l'iPhone, o anche penso anche Samsung o altre marche, hanno all'interno la funzione HDR. Fate la foto, c'è scritto HDR, è un HDR simulato ovviamente, no? Io ora parlo di HDR fatto con mirrorless, fatto con una reflex, posizionando la macchina sul treppiede per forza, impostando la fotocamera manuale, utilizzando sempre un telecomando o un flessibile, oppure anche sempre solito discorso, ribaltamento dello specchio. Questo è molto importante perché vi permette anche lì di evitare i micromossi, e oppure con il timer del telecomando, anche quello è molto utile, per dire, dipende quello che avete, o l'autoscatto, anche lì ritorna sempre molto utile. Questi 3 scatti che vengono fatti separatamente dentro la vostra reflex, in post produzione li unite insieme, unendoli insieme con determinate tecniche di fusione. Ci sono varie tecniche, anche quelle le spiegheremo in futuro, e grazie a questo bracketing di questi scatti su 3, diciamo, estensioni di esposizione, avrete una visione maggiore di tutti gli elementi. Vi dico anche un piccolo trucchettino: si può fare anche un HDR, ascoltate bene, miscelato insieme al focus stacking. Quindi focus stacking e HDR possono andare d'accordo, diciamo, vediamola un pochino così, perché grazie a questa tecnica possiamo avere
sia la nitidezza estesa su tutti i livelli che anche l'esposizione estesa in tutti i livelli. Fusi insieme otterremo un'immagine bellissima dove le ombre saranno belle leggibili, i mezzi toni lo stesso e le luci alte. Questo perché vi permette di vedere, molti dicono, ma irreale, noi vediamo, non vediamo così, perché non è vero, noi vediamo in HDR, noi vediamo luminose sia le ombre, i mezzi toni, le luci alte con un unico sguardo. La fotocamera spesse volte no, è un limite che ha la fotocamera perché appunto questo range che è limitato, lo stesso per quanto riguarda la pellicola che si chiamava latitudine di posa, anche quello era limitato. Con il digitale il range dinamico è sempre limitato, ma superiamo questo limite grazie all'HDR. Fondendo insieme questi file avremo delle immagini, come vi faccio vedere, fedeli a quello che è la realtà, diciamo, dal punto di vista dell'immagine. Poi la fotografia ovviamente non riproduce mai la realtà, è l'interpretazione che il fotografo dà della realtà. Ovviamente. Oltre questo, però, anche il fatto che voi riuscite a dare esposizioni variabili a una scena, riuscirete a ottenere un'immagine che l'occhio noterà come familiare, perché noi appunto vediamo con un range dinamico, richiamiamolo così, molto più esteso che quello della fotocamera. Molto bene, poi la quinta tecnica che a me piace tantissimo è la time blending. La time blending è una tecnica fantastica, a mio avviso. È una sorta di HDR, vediamola un pochino così, no? Cercando di ricollegarci alle precedenti tecniche. Ha un focus stacking anche allo stesso modo, ma allo stesso tempo varia in base al tempo, time per l'appunto, no? Che significa la tecnica fotografica per fondere il tempo, significa realmente. Sta a indicare che noi possiamo fare, ascoltate bene, più fotografie dalla stessa inquadratura, mantenendo la fotocamera salda sul vostro treppiedi, inquadrando allo stesso modo, scattandole non sull'arco di pochi secondi come con l'HDR, il photo stacking e altro, ma aspettando che vari la luce notevolmente, addirittura al tramonto, oppure durante la giornata, un altro scatto al tramonto e uno anche di notte, quando escono le stelle. Potete fare scatti anche estesi, quindi mischiare giorno e notte e poi unirli in un unico scatto. A mio avviso è una tecnica molto avanzata dal punto di vista della realizzazione. Molti puristi dell'immagine direbbero una foto finta perché tu non puoi vedere il sole con le stelle, è chiaro che è finta dal punto di vista della realizzazione, perché in quel momento che hai scattato la prima foto non c'erano le stelle, hai aspettato che uscivano, ma non vuol dire niente. Questa è un'espressione, secondo me, creativa molto bella. Io uso questa tecnica non solo per mischiare, diciamo, la notte con il giorno, anche fasi della giornata, perché no? Fasi in cui magari il sole si sposta, quindi lo vedi in un punto e la luce arriva anche da un altro, perché no? È una tecnica che secondo me è molto molto bella e fai delle foto incredibili con il time blending. Si possono, per dire, fare foto anche in circostanze in cui magari è nuvolo. Poco dopo esce il sole, quindi vedi, è una parte nuvolosa, una parte con il sole. È un effetto, a mio avviso, molto, molto interessante. È una tecnica per l'appunto che ci permette di catturare tutti gli elementi della scena in varie sfumature. Quindi, diciamo, anche quando il paesaggio varia, magari volano gli uccelli sopra, oppure passa una persona, oppure ritorna un'altra, cioè sono delle variazioni durante la scena e noi le catturiamo con più scatti, poi fusi insieme diventano un'unica immagine molto molto interessante. Ovviamente l'HDR come nel photo staking e come nel time blending vanno tutte fuse in post-produzione. Io consiglio sempre Photoshop come software perché è quello più professionale, quello più completo. Ce ne sono tanti anche che fanno HDR e anch'io quelli li utilizzo spesse volte, piano piano ve li spiegherò anche quelli, ma ecco, Photoshop è il software secondo me più professionale e completo per gestire appunto questo tipo di elaborazione fotografica che a mio avviso rende le vostre immagini straordinarie. Questo è uno degli aspetti più importanti, è ottenere delle immagini straordinarie, originali e uniche, grazie appunto alle tecniche che abbiamo visto anche in questo video. E vi dico un'altra cosa, se riuscite a mettere insieme appunto una di queste tecniche e ottenete delle foto particolari, magari contattatemi, scrivetemi, magari mandatemi, che magari nelle future lezioni dove farò vedere anche le vostre fotografie, le pubblicherò e dirò ovviamente anche il nome di chi l'ha scattate. Bene, se il video ti è piaciuto metti un like e iscriviti anche al canale. Accendi anche la campanella così rimarrai sempre aggiornato per i futuri video che farò.
Grazie e che la luce sia con te.